Sì, grazie, buonasera. Io ringrazio Anna Scani e ovviamente tutti gli altri parlamentari, il gruppo dei deputati del Partito Democratico per aver promosso questa iniziativa, ma per un motivo. Noi siamo un partito che purtroppo è spesso sui giornali per questioni non eccessivamente edificanti. In una fase preelettorale come questa siamo spesso riportati da coloro che discutono delle liste, di chi si candiderà, delle leggi elettorali, poco dei programmi e ancora meno rispetto a quello che è il DNA della storia che ci appartiene e che noi sentiamo continuamente nostra. Credo che oggi il Partito Democratico, proponendo un'iniziativa appunto come questa, dà un segnale diverso, cioè dà un segnale di un partito che non si occupa soltanto delle beghe della politica, ma che vuole andare al cuore della nostra storia, una storia che sicuramente porta con sé delle ferite importanti, come porta le ferite ovviamente la storia del nostro paese, e che su questo vuole avviare una riflessione importante. Non ci sottraiamo al ruolo che è quello appunto di tenere anche viva una memoria rispetto a quegli anni. E allora io, senza togliere spazio ovviamente al dibattito, mi limito a fare alcune riflessioni. La vicenda di Aldo Moro ha almeno tre profili che io credo vadano ricordati nell'avvio di una discussione, di una serata come questa. C'è un profilo esclusivamente umano, che è il profilo che ovviamente emerge da quei giorni di prigionia, che emerge dalle lettere di Aldo Moro, che ancora oggi, quando le sentiamo per televisione, o appunto abbiamo l'occasione di leggere, danno il senso dell'enorme profilo umano intellettuale della figura, perché è anche un profilo umano ed emotivo, che è quello di un paese che con l'attentato di Via Fani ha scoperto per la prima volta forse il sacrificio dei servitori dello Stato in maniera più semplice. C'erano stati anche altri eventi, c'era stata per esempio la strage di Pietrano nel 72, ma non c'era ancora la percezione del sacrificio umano del servitore dello Stato, così come poi questo paese lo conoscerà negli anni successivi, per esempio rispetto alla strage di Capaci, alla strage di Via D'Amelio e tante altre. C'è poi un profilo legato alla storia della vita democratica e istituzionale di questo paese, lo ricordava Anna nella sua introduzione, e cioè quanto è cambiata la storia tra quel 16 marzo e quel 9 maggio rispetto a quello che sarebbe potuto essere. È vero che la storia coi se e coi ma non si fa, ma è anche vero che un'analisi lucida ci fa percepire come la storia d'Italia abbia avuto, a causa di quegli eventi, una deviazione rispetto a quello che probabilmente sarebbe potuto essere. Se pensiamo a, per esempio, quella che era stata la vita politica del Partito Comunista negli anni 70, l'avvio della fase dell'eurocomunismo e anche ovviamente il superamento della connessione stretta con l'Unione Sovietica, che aveva avviato il segretario Berlinguer, che per quel passaggio aveva avuto anche ovviamente un prezzo da pagare, come per esempio ricorda il libro di Fasanella su titolo Berlinguer deve morire sull'attentato di Sofia fallito nel 73. Insomma, il superamento ovviamente di quella logica, che poi il Partito Comunista si trovò a ripartire da zero da quel 10 maggio rispetto a tutto quello che era stato il percorso di quegli anni, con una ritrovata centralità per esempio di un partito come il Partito Socialista, che invece da quegli eventi trae una forza politica nel paese che poi lo porterà a guidarlo nell'83 con la prima presidenza di un socialista. Questa è una dinamica politico-istituzionale, e poi c'è
forse la dinamica più importante, che è la dinamica della voglia di verità che c'è ancora in questo paese, per le tante contraddizioni, per le tante causalità omissive, possiamo chiamarle così, in maniera eufemistica, di almeno un pezzo dello Stato, poi magari oggi lo vedremo anche più nel dettaglio, ma insomma un paese che ricorda quegli anni con più ferite. Forse la vicenda Moro, ovviamente se sommiamo la strage di Afani con ovviamente i giorni della prigionia e quello che successe poi il 9 maggio, è il simbolo di quegli anni insieme a Piazza Fontana. Storie che ovviamente sono state poi ricordate più volte anche dalla filmografia italiana, sono stati diversi film su questo che sono anche utili per le nuove generazioni a capire quelli che erano ovviamente quegli anni, oltre che ovviamente a diversi libri su questi temi. Però ecco, io credo che se c'è una missione che tutti dobbiamo sentire intimamente nostra, ovviamente come partito su questo dovremmo essere in prima linea, visto che siamo il partito oggi più grande del paese, quello di non sotterrare mai l'ascia di guerra della voglia di verità. Questo credo che sia un input, un impegno che noi dovremmo prenderci sempre, anche ovviamente con le future generazioni, perché la voglia di verità su queste storie che purtroppo noi, come dicevo prima, abbiamo letto un po' dai libri, un po' dai giornali, un po' in alcuni film, ma storie che non si studiano a scuola, perché poi, come dico spesso ad Anna, che lei si occupa di scuola, e io vorrei una scuola dove studiamo meno sumeri, meno assiri, meno babilonesi e più magari quello che è successo negli anni 60, 70, 80 in Italia, perché siamo tutti preparati sul Tigri e l'Eufrate, però poi magari ci manca qualche pezzo fondamentale della storia del nostro paese. Allora ecco, io credo che su questo la volontà di andare fino in fondo su quelle che sono state le contraddizioni che sono state appunto ricordate più volte dagli intestatari di tanti appartamenti del condominio nel quale ovviamente fu tenuto prigioniero Aldo Moro, fino alla tecnica di guerra sopraffina della strage di Via Fani, fino al fatto di un sequestro che in oltre 50 giorni una città come Roma è rimasta ovviamente purtroppo sottratto alla verità e al ritrovamento della vittima stessa. Insomma, su questo credo che oggi il Partito Democratico dà un segnale importante di verità, o meglio di voglia di verità, di ricerca di questa verità, e su questo penso che un po' di orgoglio per noi che facciamo politica a più livelli, comunque sia mettiamo il nostro impegno nella vita istituzionale, nella vita politica del paese, del partito, credo che vada riconosciuto. Ecco, da segretario regionale auspico un partito sempre più proteso a impegnare le proprie serate in dibattiti e riunioni come questa e sempre meno invece in dibattiti di piccolo cabotaggio politico. Grazie.